Oggi è lezione e mentre eravamo qua ci è venuto in mente che ogni tanto si usa un piccolo stratagemma per spostare i rami, più che altro per, così, per evitare filature a volte interessanti. Magari in diversi già lo conoscono, però forse vale la pena magari così ad illustrarlo per chi è meno, diciamo, e meno esperto, e per cui anche piccole tecniche che per noi istruttori professionisti sono sotterfugi, magari per altri sono risorse che non conoscevano, quindi decisamente interessanti. Andremo a lavorare su questa pianta che vediamo qui. Dunque, già in un video precedente abbiamo visto come usare le viti in modo intelligente, adesso ne vedremo un altro utilizzo. Questo ad esempio è un ramo che ha una certa consistenza, è un po' più di un centimetro, diciamo, di diametro, quindi ci piacerebbe riuscire a spostarlo un pochino in alto. La questione è che per poterlo fare dovremmo mettere o un filo piuttosto grosso, perché è un ramo di un centimetro, ma praticamente è già stato piegato, cresciuto in vaso, per cui è un legno piuttosto duro, oppure mettere un tirante. Il tirante però che avrebbe un impatto visivo piuttosto importante, un impatto estetico, perché dovrebbe arrivare dall'alto, che e comunque si vedrebbe proprio in un punto, in un vuoto, dove salterebbe all'occhio. Allora, cosa facciamo? Praticamente ci aiutiamo con la nostra vite che abbiamo già visto come fare. Dove lo mettiamo? In un punto strategico sotto alla scella del ramo, in modo tale allo stacco, in modo tale più o meno qua, in maniera che conficcando si possa risollevare il ramo. Ok, adesso prendiamo la nostra vite e andiamo a posizionarla con un avvitatore. Andiamo delicatamente, poco alla volta, a fissare la vite. Vediamo come pian piano il nostro ramo tende a salire. Ok, è salito. E abbiamo alzato il ramo di 1 centimetro, 2 centimetri, quello che basta. Ecco, poi qua si potrà cuotare la parte in eccesso. Quello che basta per poter dare un posizionamento esteticamente ideale, secondo i miei canoni, ad una distanza giusta tra palco superiore e palco inferiore, senza fili e senza niente. Basterà mettere magari un pochino di mastice lì vicino alla vite, perché si è creata una piccola ferita, chiaramente una piccola fessurazione. Una vite che già dal fronte così non è visibile, e che comunque potrà essere rimossa fra un anno, fra 2 anni, quando si sarà fatto callo, in modo tale che il ramo potrà rimanere in posizione senza alcun impedimento. Andiamo a togliere questo ramo superfluo che ci abbassa il palco, anche questo, e noi abbiamo ottenuto alla fine un palco rialzato inserendo una vite. Chiaramente andremo ora a mettere del filo sottile sulla terziaria, però con una vite abbiamo riposizionato un palco senza interventi invasivi, non tanto per la pianta quanto per l'estetica. Allora, ecco qua vediamo la nostra vite inserita la scella, e vediamo qua la rottura, che chiaramente è controllata, che andremo ora a così col mastice a medicare, e potremo, anzi, visto che è una zona dietro nascosta, mandare a nascondere anche la nostra vite alla fine col mastice, ed avere un risultato alla fine visto dal fronte a zero impatto. Ecco qua, la nostra vite sta qua dietro e non si vede. Ok, ed ecco, alla fine vediamo il risultato con due palchi messi in posizione, ecco, con veramente poco filo, e la vitina che abbiamo visto prima.